Ragazzi, ho fatto un casino. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, dopo 32 anni e mezzo sono riuscita a farmi male seriamente, come avete visto dall'intro. È successo tutto il giorno dopo aver registrato il video che riguarda Pinzano al tagliamento, che vi lascio quassù, se voi siete curiosi di vedere cosa appunto ho combinato il giorno prima di farmi male. È successo tutto appunto la domenica facendo giardinaggio, aiutando mio fratello in qualche lavoretto a casa dei miei. Ad un certo punto ho messo male il piede, ho preso una storta. All'inizio pensavo fosse un problema di caviglia, poi però mi sono accorta che si stava gonfiando il piede, non ci ho dato più di tanto peso inizialmente, ci ho messo semplicemente sopra del ghiaccio sperando appunto si sgonfiasse e il giorno successivo andasse un pochino meglio. Non è stato così perché comunque sì, il giorno dopo avevo ancora dolore caricando peso sul piede e era ancora ovviamente gonfio. Mi sono fatta coraggio e mi sono fatta portare in pronto soccorso, dove ho passato ben 10 ore per fare una semplice radiografia. Il responso ovviamente è stato quello di una frattura. Mi hanno fatto un semplice bendaggio perché ormai era passata anche mezzanotte nel frattempo. E la mattina dello stesso giorno praticamente ho fatto la visita dall'ortopedico sostanzialmente, che ha confermato il fatto che ci fosse una frattura composta, per fortuna, nel quinto metatarso del piede destro. Nella sfortuna mi è andata tutto sommato bene perché l'ortopedico ha ritenuto che non fosse necessario il gesso, quindi ho un pochino di libertà in più di movimento. Ho semplicemente una scarpa un po' particolare che mi aiuta a scaricare il peso del mio corpo sul tallone invece che su tutto il piede e mi aiuto a camminare con le stampelle. Mi è andata ancora meglio perché siamo passati successivamente in zona prima arancione e poi rossa, almeno fino a Pasqua, quindi anche se non avessi il piede rotto sarei a casa lo stesso. Ho il controllo subito dopo Pasqua praticamente e se tutto va bene e torniamo in zona gialla potrò comunque ricominciare ad andare un pochino in giro, facendo comunque un po' di attenzione a come metto i piedi. Ragazzi, spero che il mio racconto, questo vlog vi sia il risultato interessante. In particolare vi invito a seguirmi su Instagram perché chi mi segue su Instagram sapeva già che ero finita al pronto soccorso, non ne avevo svelato più di tanto, ma comunque era già a conoscenza di questa mia disavventura. Lasciate un pollice in alto di incoraggiamento. E se siete arrivati fino a questo punto del video, vi invito a commentare con l'emoji che comparirà qui. Detto questo, io vi saluto, ci vedremo sicuramente per altri video molto molto presto e vi dico come al solito, have a nice life!